A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, benvenuti e grazie per esservi collegati. A breve inizierà il webinar che tratterà gli aspetti dell'attacco ad alta risoluzione nella polmonite da Covid-19. Interverrà la dottoressa Giorgia Dal Piaz dell'Unità Operativa di Radiologia Diagnostica dell'Ospedale Bellaria di Bologna. Vi ricordo che eventuali domande al relatore possono essere inserite nell'apposita sezione. Passo la parola alla dottoressa Dal Piaz. Buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar. Innanzitutto io volevo ringraziare tutto il consiglio direttivo AIPO per avermi coinvolto in questa lettura, ma soprattutto per la bellissima collaborazione che ormai abbiamo da vari anni. Affrontando questo argomento, io inizio facendo un piccolo step indietro. E questo lo vedete dall'articolo che vi propongo di un gruppo coreano della Sud Corea che nel 2 anni fa aveva realizzato questo bellissimo articolo di Radiographics, una rivista per noi fondamentale dal punto di vista anche iconografico. Vedete come già in questa fase loro segnalavano come le forme virali all'attacco presentano dei pattern, delle modalità di presentazione che sono fortemente legate alla patogenesi. Io non parlerò della patogenesi perché ne ha parlato, devo dire, in maniera molto bella il professor Poletti nel precedente webinar, ma fondamentalmente quando affrontiamo anche gli aspetti di imaging dobbiamo un po' pensare quali sono appunto i meccanismi patogenetici per gruppi di famiglie di virus che tendono ad avere dei comportamenti abbastanza sovrapponibili. Questo articolo ci ricorda quello che conosciamo come le polmoniti virali hanno delle eziologie diverse, più spesso sono magari conosciute nei bambini e questo è un argomento che infatti i pediatri conoscono molto bene. Nell'adulto, diciamo, immunocompetente è forse un argomento che è stato un po', diciamo, meno considerato negli anni ed è. Noi parleremo ovviamente della famiglia del coronavirus, come il Covid-19, e comunque, come dicevo, la pattern di presentazione lo vedete molto bene in questi 4 disegni, queste schematizzazioni, che in base alla patogenesi della modalità di diffusione del tropismo che ha il virus può presentare 4 aspetti fondamentali. Adesso li riporteremo uno a uno. Il primo esempio è quello della varicella, il virus della varicella, cosiddetto chickenpox, come lo definiscono gli anglosassoni. Il virus della varicella è una forma, lo sappiamo, tipicamente infantile, ma anche nell'adulto talvolta ci può essere l'esordio e i quadri radiologici di TAC ad alta risoluzione evidentemente sono pochi in letteratura, ma quelli che sono stati documentati documentano un pattern di tipo micronodulare. E con noduli random per loro affinità appunto per l'endotelio, per sistema ematico, e caratteristicamente presentano delle necrosi all'anatomia patologica. E, come dicevo, il pattern è appunto condizionato nella varicella, come vediamo in questa bella tabella, appunto dall'affinità di questo virus per via ematogena, e quindi i noduli sono random. Tendono ad avere diametri un po' disomogenei, avere un piccolo alone. E questo ricorda un po' quello che è la diffusione ematogena anche a livello cutaneo, vedete, noi riconosciamo, tutti noi conosciamo le manifestazioni cutanee. Alla destra vediamo l'immagine invece di quello che è il quadro tipico degli esiti della varicella. Penso che tutti noi nella nostra vita professionale abbiamo visto all'RX, e in particolare ancora di più all'attacco ad alta risoluzione, noduli random calcifici, completamente calcifici, e questo non sono altro che il segnale di una pregressa infezione da varicella, di solito contratta in età adulta. È sufficiente l'anamnesi, chiederà al paziente, vi segnalerà che ha avuto la varicella in età giovane adulta. Il secondo modello di presentazione dal punto di vista TAC è invece quello del cosiddetto TRIM-BAD con i noduli centrolobulari, che è espressione della bronchiolite acuta, quindi con una particolare affinità per le piccole vie aeree. Vediamo qua
nell'esempio l'aspetto tipico del cluster del TRIMBA di noduli centrolobulari che si distanziano dalla pleura, e il quadro radiologico vediamo un esempio di virus respiratorio sincestiale. L'altro modello è quello che per noi è più utile, più interessante da comprendere, perché è proprio quello della polmonite interstiziale da Covid e altre forme. Cosa vediamo dal punto di vista radiologico? Quello che noi radiologi abbiamo definito ground glass, cioè questa velatura nel cui contesto riusciamo ancora a identificare i vasi e i bronchi. Il ground glass in realtà possiamo considerarlo quasi un limite delle TAC, nel senso che è espressione di quello che noi chiamiamo effetto volume parziale e può essere secondario a due meccanismi patogenetici fondamentali. E lo capiamo guardando questo schema, questo disegno, come vedete, che è un articolo non recente, ma molto, che ci fa capire molto bene. In condizioni di normalità, l'interstizio intralobulare, i setti alveolari, presentano uno spessore non visibile in TAC. Quando l'interstizio si spessisce per vari motivi, che possono essere flogistici, ma anche neoplastici, ad esempio nell'adenocarcinoma, la crescita lipidica, oppure sia un parziale riempimento degli alveoli da parte di materiale, noi abbiamo il ground glass. Quindi il meccanismo è duplice. In TAC noi non riusciamo a distinguere qual è il meccanismo che li distingue. E il ground glass che noi vediamo nei nostri pazienti, lo vedremo bene dopo, nelle fasi precoci della polmonite Covid, è espressione già nella fase iniziale, e questo lo dicono anche, vedremo alcuni lavori autoptici, di quello che i patologi chiamano acute lung injury, cioè questo danno acuto del polmone che si esprime, io non entro nel dettaglio anatomopatologico, ma insomma il prototipo, la forma più importante, il cosiddetto danno alveolare diffuso con le membrane ialine, ma anche le forme di polmonite con in via di organizzazione, oppure quell'entità forse un pochino meno nota, ma nota ai patologi, la cosiddetta AFOP, cioè Acute Fibrinous and Organizing Pneumonia. Questa è nella fase, quindi il ground glass può essere dovuto appunto da un acute lung injury. Nelle fasi un po' più evolute, che sappiamo molto bene, ci possono comparire gli addensamenti che tendono generalmente a essere nelle porzioni più basali e declivi. Questi aspetti del cosiddetto acute lung injury, del danno, quindi del danno acuto a livello del polmone, i riferimenti anatomopatologici tuttora presenti in letteratura per il Covid sono scarsi. Segnalo questo articolo che ha proposto anche il professor Poletti nella sua lettura. Vediamo che sono pochi casi, assolutamente quasi dei case report, e in questo caso vedete che segnala infatti che dal punto di vista anatomopatologico i quadri possono appunto essere quelli che ho detto prima, di danno alveolare diffuso, di AFOP o di polmonite in organizzazione. Io vi presento questo che non è ancora stato pubblicato nella mia realtà bolognese, a tutt'oggi sono state fatte circa 4 autopsie, questo è il resoconto che sintetico, e ringrazio la dottoressa Stefania Damiani, l'anatomopatologa del Bellari, in realtà tutto il team di anatomopatologi di Bologna, del Sant'Orso, si sono riuniti per valutare questi vetrini. Uno di questi pazienti, ad esempio maschio, 64 anni, guardate, anche loro hanno trovato dei DAD e mi segnalavano in diverse fasi contemporaneamente anche della malattia, prevalentemente in fase organizzativa, proliferativa, perché appunto il paziente ovviamente era deceduto dopo circa 3 settimane dall'esordio della malattia. Quello che loro ha colpito e mi hanno segnalato è il fatto che certo questi aspetti di danno a livello del microcircolo, e questo probabilmente per l'affinità, come ci ha spiegato il professor Poletti, di questo virus verso l'endotelio vascolare. E quindi la possibilità di hanno trovato un significativo coinvolgimento trombotico dei piccoli vasi che normalmente è presente nel DAD, ma mi segnalavano appunto in maniera molto importante, un dato che li ha colpiti.
Le fasi del danno alveolare diffuso, patologiche, un po' le conosciamo, ma sono fondamentali da ricordare nelle due fasi perché queste rispecchiano anche in questi pazienti assolutamente il quadro radiologico. Vedremo come la fase acuta iniziale radiologica ha un determinato aspetto, la fase invece cosiddetta intermedia proliferativa ha altre caratteristiche. E questo concetto è stato espresso da direi quasi tutti i lavori. Io vi propongo un paio di lavori particolari pubblicati sulla nostra rivista più blasonata, Radiology, tutti concordano in questo concetto che la TAC diciamo rispecchia ed anche valutata, interpretata in base all'esordio della sintomatologia clinica. Quindi stiamo parlando di una fase iniziale, quindi clinico-radiologica, e una fase intermedia, una fase evoluta. E quest'altro articolo di nuovo conferma questi dati, vedete che qui ci sono degli autori sia cinesi ma anche di New York, perché ahimè anche New York incomincia ad avere molti pazienti. Questo è un brevissimo schema che ripete quello che vi ho detto, cioè le fasi più importanti che le ripercorreremo una a una. Allora, la fase iniziale, il quadro per chi ne ha visti molti, per chi ha visto la letteratura, veramente hanno delle caratteristiche molto sovrapponibili. Cioè in quasi il 90% dei casi il quadro tipico è questo, in fase iniziale di chiazze di vetro smerigliato, bilaterali, a volte asimmetriche, che talvolta hanno una prevalenza basale, talvolta no. Tendono a essere più posteriori e molto più spesso nelle zone periferiche. Talvolta il quadro può essere addirittura anche monolaterale, cioè se colto nella fase probabilmente molto iniziale, quando ancora il paziente è paucisintomatico o addirittura asintomatico, possiamo trovare delle chiazze anche addirittura monolaterali. La cosa importante è il fatto che in questa fase iniziale non si vede praticamente mai versamento pleurico né ingrandimento dei linfonodi mediastinici. Se il versamento è presente, allora bisogna cominciare a sospettare che possa essere una comorbidità, ad esempio se il paziente è cardiopatico è più probabile che sia dovuto a quella, oppure ad altra eziologia. Il concetto che la TAC può essere positiva in fase iniziale con queste piccole chiazze di vetro smerigliato anche negli asintomatici, ne abbiamo sentito parlare tutti nei TG, è l'esempio, no, della Diamond Princess. Su questa nave infatti sono stati selezionati 82 pazienti, di cui circa il 50% è asintomatici, e la metà circa aveva dei quadri ground glass alla TC ad alta risoluzione, molto spesso dei quadri lievi. Il quadro nella fase precoce a volte assume delle caratteristiche un po' peculiari, cioè il ground glass tende ad avere anche una forma rotondeggiante, questo è abbastanza peculiare come aspetto. Un altro aspetto che è stato enfatizzato e personalmente anch'io sto valutando nei numerosi pazienti che vedo nella mia realtà è quello che viene definito il cosiddetto vascular dilatation sign, cioè all'interno delle aree di ground glass, già nella fase precoce, in alcuni casi è difficile quantificare perché la letteratura infatti probabilmente è stato sottovalutato, c'è questa ectasia, come vedete nelle figure, all'interno delle zone di vasi dilatati, vedete, eccoli qua, che probabilmente possono essere o l'espressione di una flogosi, quindi un iperafflusso di sangue da flogosi nella zona malata, o forse, questo parlando anche con l'anatomopatologo, mi dice potrebbe anche essere espressione di anche dei fenomeni di microtrombosi che possono magari insieme all'iperafflusso determinare una ectasia di questi vasi. Questo è un altro segno che dicevo anche caratteristico. In fase precoce è più difficile trovare un quadro misto. Cioè è possibile magari trovare, come in questo caso vedete, degli addensamenti parenchimali nelle zone più declivi, però è sempre accompagnato da queste aree di ground glass che prevalgono nei due terzi superiori. Però questo è un numero ridotto di casi. E c'è un lavoro anatomopatologico che correla con questa fase iniziale della polmonite. Come vedete in questo lavoro,
che è pubblicato sul Journal of Rheumatic Oncology, è interessante perché si trattava di due pazienti asintomatici che sono stati sottoposti a intervento chirurgico di lobectomia per un tumore polmonare. Solo dopo l'intervento, i pazienti, dopo pochi giorni, uno o due giorni, hanno iniziato ad avere una sintomatologia tipica da COVID. Conseguentemente tampone e TAC, come vedete, quindi in fase precoce, i patologi, vedete, hanno dimostrato il quadro, quello che dicevamo, è una delle poche correlazioni anatomopatologiche della fase acuta con un danno alveolare diffuso, che conferma che già il ground glass nelle fasi precoci, anche se di piccole dimensioni, è già un danno alveolare diffuso. Come procede poi la malattia? Dopo circa una settimana, 10 giorni, il quadro cambia. E in che modo cambia? Praticamente se all'esordio, come vediamo in questo caso, abbiamo delle chiazze anche rotondeggianti, periferiche di vetro smerigliato, vedete come il vetro smerigliato aumenta di dimensioni, ma soprattutto cambia di densità, cioè diventa consolidativo. Guardate anche a questo livello, come abbiamo questa piccola area di ground glass, e diventa consolidativo. Quindi si passa da un quadro iniziale prevalentemente o quasi solo ground glass a un quadro invece di tipo misto. Nelle regioni superiori, andandolo a cercare, si deve poi non raramente anche questo aspetto che noi già conoscevamo, il cosiddetto pattern perilobulare. Vedete, questo è un lobulo secondario circondato, vedete, con questo aspetto ad arco, ecco, che corrisponde al pattern perilobulare, che è caratteristicamente associato di solito alla BUP o comunque quelle condizioni in cui c'è una BUP associata, infezioni o altre condizioni. Più raramente si può vedere anche, questo è un altro segno sempre associato alla risposta di tipo BUP, il cosiddetto segno dell'atollo o reverse halo sign. E, oltre a questi aspetti, nella fase cosiddetta, diciamo, intermedia, vediamo di sempre più dei segni che ci fanno pensare a una forma organizzativa, cioè il DAD evidentemente è in fase organizzativa. E lo capiamo perché vediamo che incominciamo a vedere prevalentemente alle basi, questi addensamenti incominciano da essere a vedere un po' di distorsione dell'architettura e poi incominciano a diventare anche un po' più compatti. Poi guardate un po' in questa bella ricostruzione, vedete come i polmoni incominciano anche a diventare un po' più piccoli, incominciano a perdere volume. Tutti questi segni, quando io l'ho vista all'inizio, mi ricordavano prepotentemente la sindrome antisintetasi. Quindi, insomma, probabilmente ci sarà un'affinità da alcuni aspetti patogenetici. Come vi dicevo, nella fase intermedia, cosiddetta in cui c'è una fase di organizzazione del materiale del danno alveolare diffuso, io consiglio fortemente anche gli pneumologi di guardare bene a tutti voi anche nelle ricostruzioni, perché guardate come si vede in maniera più immediata come il polmone dalla fase precoce alla fase dopo intermedia, vedete come perdono volume. Guardate l'emidiaframma, qui siamo in un livello anatomico corrispondente, si alza, e questi polmoni, cioè questi addensamenti retraenti, quindi evidentemente questo è un dato che può servire anche al rianimatore. Un'altra cosa, che questa è un po' nota anche dai pazienti nel passato, però vediamo anche qui, è questo aspetto. Cioè, in molti pazienti, nella fase, diciamo, intermedia, organizzativa, a livello delle basi, delle docce costovertebrali, vediamo che questi addensamenti diventano, io uso il termine, compatti. Cioè, addirittura, se guardate velocemente con la finestra per mediastino, qualcuno li ha anche confusi con del versamento pleurico. Assolutamente no, perché se noi guardiamo questi bronchi, vedete, questi sono i bronchi normali, guardate come in questo caso invece il bronco è assottigliato e compresso, perché c'è probabilmente una microatelettasia a livello del parenchima polmonare, fenomeni in organizzazione, questo fa in modo tale che questa parte di polmone sia praticamente funzionalmente non più funzionante. Allora a questo punto, anche in seguito ai meeting che noi facciamo settimanalmente col gruppo COVID, era nata ovviamente l'idea di che Gattinoni, è molto famoso, lo conosciamo tutti, rianimatore che ha dedicato un'intera vita a questi pazienti, e il fatto di iniziare a pronare questi pazienti. In una prima fase anche la letteratura di mia conoscenza aveva un po'
enfatizzato, cercando di ripetere quello che era stato fatto nel passato. Però Gattinoni, ma proprio pochi giorni fa, sul Blue Journal, è poco convinto e, diciamo, ritira un po' quell'idea, perché hanno verificato dei casi della loro esperienza che pronare i pazienti non aveva molto migliorato le condizioni cliniche. E anche lui ipotizza che probabilmente il danno, perché il danno di questo che determina questo virus non è solo a livello della ventilazione polmonare, ma probabilmente si associa un danno a livello endoteliale. Quindi c'è quello che anche i rianimatori chiamano, cioè un disaccoppiamento clinico radiologico. Se per certi versi il polmone, abbiamo visto, può essere compatto e quindi ateletasico e poco espanso, in alcuni punti si può vedere invece il contrario, vedere queste dilatazioni bronchiali. Questo è un trucco che noi usiamo, la MINIP, per enfatizzare e vedere meglio. Vedete, ci sono questi bronchi dilatati, un po' tortuosi, e questi invece sono forme, la letteratura li definisce ectasie bronchiali parapneumoniche. Questo significa che una volta che si è risolto questa fase organizzativa, molte volte questi ritornano al loro calibro o solo lievemente, rimangono lievemente dilatati. Un altro aspetto che abbiamo già visto nella fase precoce lo ritroviamo forse ancora di più nella fase intermedia. Questo, guardate, è un esempio proprio di un paziente in cui mi ha colpito l'aspetto del cosiddetto vascular enlargement. Guardate come nel contesto di un'area di ground glass, di crazy paving, si vedono questi vasi periferici, appunto, vedete, molto dilatati, vedete, e con la MIP addirittura la sensazione che ho avuto anche che ci fossero addirittura quasi, assomigliassero quasi delle piccole MAV. E nella parte più estrema anche dei vasi, dei piccoli, simulano come dei piccoli, fossero dei piccoli gettoni. E a me questo ha ricordato quello che la letteratura definisce, secondo me un po' poco conosciuto, il cosiddetto trimbad vascolare. Che cos'è? È un trimbad in cui vediamo l'albero con le gemme, dove la patologia non è delle piccole vie aeree, non è una bronchiolite, bensì è a carico appunto dei vasi. E il prototipo di questa condizione è la cosiddetta microangiopatia trombotica neoplastica. E vedete come assomiglia un po' al... che però in questa condizione è nel contesto di un parenchima normale. Però l'aspetto del trimba vascolare è molto simile. In questo caso della patologia neoplastica si instaura, però non acutamente, ma un po' lentamente nel tempo, ed è accompagnato quindi anche a trombosi e ipertensione portale. Allora, il dubbio che ci siamo posti anche nelle riunioni del gruppo COVID, vista questa affinità nota e questi aspetti, no, nei confronti dell'endotelio vascolare, allora ci si è posti la domanda se effettivamente, se c'è sospetto di una microtrombosi periferica, se sia utile fare un angiotac. E qui forse il tempo ce lo dirà. Certo, vedete questo caso, ad esempio, letteratura pubblicata. Molto probabilmente noi sottostimiamo questo aspetto. L'anatomopatologo di Bologna, che hanno fatto le autopsie anche degli altri pazienti, mi ricordavano che ci sono stati dei casi, hanno trovato anche un caso con una trombosi a livello appunto dei rami delle arterie polmonari e della vena cava. Sull'utilità dell'angiotac nell'impatto terapeutico, questo è un dato che lascio aperto ai clinici. Quando il quadro non evolve in organizzazione ma progredisce, il paziente deve andare, fondamentalmente rischia di andare in terapia intensiva, questo di solito è un quadro tipico. Cioè il paziente esordisce in fase precoce con il quadro tipico, come dicevamo, ground glass bilaterale a chiazze. A un certo punto c'è una tempesta, evidentemente parte la tempesta immunitaria, e in alcuni pazienti, vedete, questo è il quadro, si crea un ground glass diffuso bilaterale. Questo è tutto danno alveolare diffuso, e solo nelle porzioni declivi, vedete, vediamo gli addensamenti parenchimali. Quindi questi quadri, quando nell'evoluzione abbiamo questi quadri, la prognosi purtroppo spesso è severa. E qui c'è una correlazione di un case report, proprio di un caso in cui faccio vedere di una forma in fase, quindi diciamo
evoluta dopo circa 2-3 settimane e conferma all'anatomia patologica il danno alveolare diffuso. In questo paziente, peraltro, le altre immagini che vedete dell'anatomia patologica dimostravano anche i danni a livello del cuore e che sono segnalati in questi pazienti, potendo coinvolgere e essere anche responsabili probabilmente delle morti improvvise dei pazienti. Nella fase cosiddetta progressiva, intermedia, un po' evoluta, può succedere, e non è infrequente, riconoscere del versamento pleurico, come in questo caso vedete c'è un po' di versamento pleurico, un po' di versamento pericardico lieve. Purtroppo possiamo vedere, come in questo paziente, dei danni iatrogeni, no, intubazioni, quindi gravi, queste forme gravissime di pneumotorace, pneumomediastino, e poi è possibile vedere nella fase, diciamo, intermedio evoluta anche un ingrandimento di linfonodi mediastinici. Vi faccio vedere il caso proprio di una paziente, come, guardate, il tempo, chiamiamolo dopo 4-5 giorni dall'esordio clinico della malattia, vediamo come c'è, vi propongo un'immagine rappresentativa, un piccolo linfonodo in sede paratracheale. Guardate, qui siamo in una fase molto precoce. Piccole chiazze di ground glass minute distribuite in entrambi i polmoni senza prevalenza di sede. Guardate cosa succede dopo una settimana. Il controllo, dopo una settimana, linfonodo si ingrandisce ed altri linfonodi mediastinici. Vedete che qui siamo nella fase cosiddetta di organizzazione probabilmente del DAD, e fortunatamente la paziente, nonché collega, è migliorata molto e il linfonodo, come vedete, è ritornato normale. Quindi il concetto è quello, anche secondo me, di guardare anche nella fase evolutiva, in tutta la sequenza dei pazienti, può essere utile seguire i linfonodi e vedere qual è il loro comportamento. Un concetto molto importante che più volte ho avuto anche personalmente è il concetto della discrepanza clinico-radiologica. Cioè, non raramente, ma questo è un concetto noto in radiologia, può, come in questo caso, vedete, la paziente aveva, questo l'esordio, dopo circa una settimana, un minimo scarsissimo quadro clinico, era sostanzialmente stazionario, anzi forse anche lievemente in miglioramento, e a fronte di un miglioramento lieve clinico c'era stato invece un importante peggioramento radiologico. Questa è una cosa nota ai radiologi. Noi sappiamo quanto esiste una discordanza clinico-radiologica, e soprattutto anche nelle forme infettive. Noto come il paziente che ha una polmonite batterica, quando fa il controllo, dopo circa, se è troppo ravvicinato, dopo circa 2 settimane, esiste il focolaio, magari si è ridotto di volume, e il paziente clinicamente magari è in piena salute. E questa è una discordanza che va tenuta conto anche in questi pazienti. Altra discordanza clinico-radiologica nel timing, e anche questa, cioè è possibile che il paziente abbia sintomatologia, che la riconosca, ci sia anche un tampone positivo, ma la TAC sia negativa. Questo è un dato, anche questo noto, e addirittura è possibile anche dopo solo 2-3 giorni la TAC diventa positiva. Quello che colpisce della discrepanza clinico-radiologica in questi pazienti è la velocità con cui da negativo diventa positivo. Addirittura sono segnalati anche a distanza di un giorno che l'attacco da negativa si positivizza. Da radiologa non posso non parlare degli score dell'HRTC, se ne ha parlato in passato per varie patologie, non solo per la fibrosi polmonare ma anche per l'enfisema, e quindi c'è il tentativo anche in questa patologia, perché l'obiettivo è quello di capire se esiste una correlazione tra l'estensione, diciamo, dell'entità a livello delle lesioni con la prognosi ed eventualmente con l'evoluzione della malattia e con il quadro clinico. In realtà anche qui si è visto che può esserci una discordanza tra il quadro di score del polmone e la sintomatologia del paziente. Questo di nuovo probabilmente per quello che dicevamo, disaccoppiamento che ci può essere tra il coinvolgimento parenchimale e quello del piccolo circolo. Comunque fare uno score dell'estensione delle lesioni è comunque utile, infatti
esistono vari lavori, abbiamo iniziato anche noi un lavoro di collaborazione col gruppo della Romagna, di Bologna, di Bologna dell'Emilia Romagna Centro, è sicuramente utile. L'importante è che lo score, che può essere di tipo qualitativo, come vediamo fatto magari per singolo lobo, venga fatto ovviamente distinto tra le lesioni dei ground glass e quello dell'addensamento parenchimale. Esistono dei software, ormai sono abbastanza diffusi, ormai in varie radiologie, che possono aiutare e presentano una sensibilità, una specificità nel diciamo, mappare, dare lo score preciso, soprattutto utile nel follow-up. Io la mia relazione l'ho ovviamente mirata sull'attacco ad alta risoluzione, due parole rapide, non voglio troppo estenderla, relativamente all'RX del torace. L'RX del torace di fatto viene fatta sempre in queste pazienti, cioè quando il paziente viene accolto in ambito ospedaliero, un torace a letto di fatto viene sempre eseguito. Sappiamo tutti benissimo quanto il torace a letto sia difficile da interpretare. Guardate questo paziente dove torace supino, il quadro sembrava negativo, forse in retrocardiaca, ma insomma molte volte, perché nelle fasi iniziali non ci stupisce. Abbiamo visto che il quadro tipico è quello del ground glass e come tale quindi è difficile da vedere radiologicamente. E quindi di fatto diciamo è il primo step, ma se le condizioni organizzative lo permettono, un attacco ad alta risoluzione al tempo zero, chiamiamolo così, in fase precoce, è sicuramente utile. I bambini, personalmente non ho esperienza, ma insomma la letteratura ne parla, i pochi quadri fortunatamente di bambini sono quadri minimali, con ground glass minimi, a volte nodulariforme, e beh certo, allora a questo punto nei bambini, ma anche nell'adulto, sempre più si sta diffondendo l'ecografia toracica. Qui è Alessandro Zanfurlino, uno dei giovani promettenti dell'AIPO, che grande esperienza e grande entusiasmo in questa metodica, l'ho sentito una settimana fa, infatti ampiamente utilizza questa metodica nei pazienti. Una metodica in cui però bisogna avere esperienza, in cui bisogna già saperla fare, in età pediatrica non c'è dubbio. I dati della letteratura ovviamente non esistono, dati validati relativamente al Covid, è troppo presto, siamo curiosi di vederli. Quello che è certo, sappiamo che è uno strumento che in ottime mani può essere utile soprattutto se associato al torace a letto, perché non in tutte le realtà è gestibile un attacco in tempi brevi. Ricordo un altro concetto che gli anatomopatologi mi hanno ricordato ed esiste e lo conosciamo, il fatto che il Covid è una malattia sistemica, quindi i pazienti, purtroppo spesso i pazienti giovani che muoiono all'improvviso anche in casa oppure troppo rapidamente, come dicono gli anestesisti, bisogna aspettare una miocardite, un arresto cardiaco per miocardite virale. Un aspetto che si vede nelle TAC anche, non solo i pazienti molte volte sono pazienti sovrappeso, e questo sappiamo che è un fattore sfavorente, ma vediamo anche una splenomegalia, soprattutto nelle fasi intermedie ed evolute, se il paziente sopravvive, un'epatomegalia con steatosi, che non è ben chiara, come mi dicevano i patologi, se è dovuto a un fattore dovuto di tipo immunitario, oppure anche le terapie che possono indurla. Ma anche sintomi, lo sappiamo, sul versante gastroenterico, a livello neurologico oppure le congiuntiviti. Io non parlo del cuore perché non c'è tempo, ma sono per chi è interessato, segnalo il sito della Società Europea, ci sono bellissimi webinar, articoli aggiornati. Questa è l'immagine di un collega purtroppo di Napoli che è deceduto per il coronavirus. L'aspetto neurologico, anche qui non voglio dilungarmi, ma i neurologi, parlando con loro, mi segnalavano e nella letteratura sempre più stanno comparendo lavori che ricordano come in realtà il peggioramento del respiro del paziente può essere dovuto anche per un interessamento del Covid a livello del centro del controllo della respirazione. Chiudo la mia lettura con questa immagine, cioè essendo una relazione dedicata all'attacco ad alta risoluzione, per chi
è interessato ad avere delle letture su una rivista appunto di valore internazionale, quindi di altissimo livello, c'è Radiology, come vedete, c'è tutta una parte dedicata appunto alla sezione cardiotoracica e dedicata al Covid, dove giornalmente escono lavori di gruppi che sono validati, revisionati da autori di rilevanza internazionale. Concludo con questa immagine perché ci tengo molto, questa è la foto del mio ospedale, il padiglione G, e ringrazio tutto lo staff che collabora, devo dire che è un gruppo molto bello, siamo molto affiatati, ci incontriamo una volta alla settimana per discutere i casi e in particolare volevo ringraziare per quanto riguarda la semi-intensiva tutti gli pneumologi, il team capitanati dal dottor Alberto Rocca. Per quanto riguarda la terapia intensiva, Nicola Cilloni, che è di Bologna, conosce queste persone, e per quanto riguarda l'anatomia patologica, Stefania Damiani. Grazie per l'attenzione. Grazie, dottoressa Dal Piaz, per la sua relazione. C'è una domanda per lei. Sì. Se è presente TRIMBAD, bronchiolite, si può escludere una polmonite da Covid? Allora, irragionevolmente direi di sì, perché i casi, letteratura e devo dire anche quelli che personalmente, io sono 2 mesi che vedo, essendo centro Covid, vedo numerosissimi casi, se si vede un TRIMBAD bronchiolare, allora è probabile che possa essere un quadro, diciamo, associato che non sia riconducibile al Covid. Non un TRIMBAD vascolare, un TRIMBAD bronchiolare che di solito però è accompagnato anche da diciamo bronchi con pareti spessite e quindi pecci anche nelle zone di polmone normale, al di fuori delle aree di ground glass. Grazie. Un'altra domanda. Molti pazienti vengono dimessi migliorati ma con erextorace non ancora negativa. Ci sono dati sulla possibile evoluzione in fibrosi polmonare? Allora, ci sono dati preliminari perché i tempi ancora, diciamo, non permettono di avere una casistica ampia. Però devo dire che sia per quello della letteratura, che ho visto pochi dati ancora, e personale, dopo circa, diciamo, un mese circa, anche chi un po' di più, è possibile vedere della fibrosi, come poi segnalato storicamente come evoluzione di fase fibrotica del danno alveolare diffuso nella RDS. Quelli che ho visto, quello che ho letto, sono, diciamo, una fibrosi, diciamo, minima, non significativa, però dobbiamo attendere ancora i tempi nei follow-up dei pazienti che magari vengono dimessi fra un mese. Infatti anche noi abbiamo deciso un protocollo che i pazienti che escono e vengono dimessi a livello domiciliare, abbiamo un'agenda in cui prenotiamo, vengono già prenotate le tappe di controllo dopo circa un mese e mezzo dall'esordio. Grazie. Un'ultima domanda. Dopo quanto tempo suggerisce un controllo TAC nei pazienti con polmonite lieve? Allora, noi diciamo come protocollo che abbiamo concordato, come dicevo, con i rianimatori, ma soprattutto con la semi-intensiva, facciamo un controllo mediamente dopo circa una settimana, massimo 10 giorni dall'esordio di malattia. E molti pazienti hanno già un tempo zero, questo ci permette appunto di capire, di ottenere dei dati che ci possono aiutare nel capire questa patologia. Grazie dottoressa Dal Piaz per la disponibilità e un grazie a tutti voi per l'attenzione.